occhi sorridenti, stropiccia le sue ali trasparenti. Tempo infame. La mia porta non vuole star chiusa. Aiuto! Ma una cosa è certa, d'ora in poi sarò previdente e terrò sempre una piccola riserva di nettare per i giorni di maltempo. Oggi non ne possiedo neanche una goccia e ho una gran fame. Signor ufficiale! Signor ufficiale! Signor ufficiale! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Signor ufficiale! Signor ufficiale! Signor ufficiale! Signor ufficiale! Ma dove sarà? Di un po', perché gridi? Oh, scusami, Maya, non ti avevo visto. Siamo in guai molto seri. C'è qualcosa di grave. Di vitale importanza, figurati che... Oh, accidenti, la cosa è riservatissima. E allora? Ho promesso il silenzio, perciò non posso confidare niente a te. Devo riferire solo al mio ufficiale. Signor ufficiale! Signor ufficiale! Ho fatto una scoperta importantissima. Che cosa? Ne sei sicuro? Non c'è dubbio, signore. Avete capito, vero? Signor! No. Non ha importanza, avanti, marsh! Bene, se quelli non mi vogliono dire niente, li seguirò osservandoli dal lato. Signor ufficiale, eccolo là. Già, già. Un uccellino. Chiwip. Ah?
Gnam, gnam. Risolverebbe tutti i nostri problemi. Avremmo da mangiare almeno per mezzo anno. E che carne tenera, deve avere al massimo qualche giorno. Ma non ci farà del male, gli uccelli sono i nostri peggiori nemici. Chiedo la parola, l'uccellino sta dormendo e se lo attacchiamo tutti insieme lo cattureremo. Lei sarà molto ammirato, avrà anche una promozione se tornerà al formicaio con una preda simile. È una cosa sulla quale vale la pena di riflettere, soldato. Allora, signore, all'attacco! All'attacco, dunque, all'attacco! 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 Un uccellino! Quanto sei grande e grosso! Da dove arrivi? Mamma! Mamma! Io mamma! 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 Oh, gli mamma. Sono simpatica! Mi ha chiamato mamma! Davvero coraggiosa questa maglia! Ha catturato l'uccellino senza bisogno di armi. Sì, però l'uccellino è nostro. Dopotutto l'ho trovato io, signor ufficiale. Ma certo, certo, è nostro senza alcun dubbio. Maya non può portarcelo via. E se lo farà, glielo toglieremo con la forza. Molto bene, giusto! Bene, andrò io a prenderlo. Lo farò subito e se si oppone farà i conti con me. Voi siate pronti ad intervenire. Oh, twip, twip, twip. Nasconda la lancia, signor ufficiale, altrimenti l'uccellino si spaventa. Io... Non ti preoccupare, non permetterò a quel cattivo di farti del male. Ci penso io a proteggerti. Mamma! Mamma! Chip. Sta tranquillo, se quello fa il prepotente con la tua lancia lo pungerò forte. Vada via, non vede che è terrorizzato. Posso domandarti che cosa conti di fare di questo uccellino, signorina Maya? Ma che domanda sciocca, è chiaro, intendo allevarlo. Che dici? Allevarlo? Lui crede che io sia la sua mamma, dunque dovrò fare tutto ciò che farebbe una madre. Tuoni e fulmini, è diventata pazza. Arrangiati, noi non ci mischiamo, è chiaro? Inoltre abbiamo troppi impegni per poter allevare e curare i bambini degli altri. Twip, twip. Peccato, c'è tanto da imparare. Ci mancava questa piccola ape a romperci le uova nel paniere. Sta sempre in mezzo. Sì, purtroppo ci ha ostacolato già parecchie volte. Io sognavo il trionfo, gli evviva, le medaglie, i complimenti. Io non alzerei tanto presto bandiera bianca, signor ufficiale. Quella viperetta non riuscirà ad allevare un uccellino. Dobbiamo soltanto avere pazienza e aspettare. Sei un ragazzo intelligente. Sono geniale. Tutti via, di tanto in tanto torneremo qui a vedere come si mettono le cose. Avanti, marsh! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno. Fermi, aspettatemi! Mamma, mamma, fame, fame! Mamma, mamma, fame, fame, fame! Attento! Fame, 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 fame! Su! Darmi, darmi, uccellino, sogna, sogna, passerottino, fai la ninna, fai la nanna, sempre accanto alla tua mamma. Fai la ninna, fai la nanna, sempre accanto alla tua mamma. Sai una cosa? Ti chiamerò Aroldo. Trovo che Aroldo si addica ad un uccellino. Sei contento del nome che ho scelto per te? Quando ti chiamerò, tu risponderai cinguettando. Siamo d'accordo? Ti sei già addormentato? Oh? Quanto pesa però questo neonato volatile? Ora però dovrai trovare una copertina. Non deve prender freddo mentre dorme. Continua a dormire, la mamma va in cerca di una coperta, figlio caro. Ha ha.
trovato coperte da nessuna parte, ma una foglia d'acero è meglio di niente. Mamma, fame, mamma. Fame, mamma. Cercato dappertutto, dove ti sei cacciata? In qualche altro guaio, forse? Sto preparando un letto. Prepari cosa? Non chiacchierare, aiutami a raccogliere le foglie. Gatta ci cova in questa diavoleria. Ma quale diavoleria? Corrono ad Aroldo. Chi è Aroldo? Il peggio è accaduto, un nuovo amico non sa che farsene di me. Maya, ma chi è questo Aroldo? Shh, non così forte, o lo sveglierai. Ho capito, ho capito. Aroldo, ma chi è costui? Piano, ho un bambino adesso. Sono diventata mamma. Andiamo di bene in meglio, signorina. Ma dov'è il pupo? Spero non vorrai alludere a questo coso buffo. Voglio guardarlo in faccia. Ma, ehi, è un uccellino, questo. Sicuro? O io sogno o mi ha dato di volta il cervello? Maya, questo qui è un uccello. Ma certo, non è adorabile, Billy. Senti, ascoltami bene. Ho sempre sospettato che ti mancasse almeno una rotella. Ma non pensavo davvero che tu fossi completamente impazzita. Ormai è mio, lo alleverò. Maya, ora stai proprio esagerando. Sai benissimo che gli uccelli sono nostri nemici. Cosa pensi che accadrà quando lui avrà fame? Ci mangerà in un solo boccone, ahimè. Non avevo pensato a questo fatto. Lo nutriremo bene in modo che non si faccia venire delle strane voglie. Aspettami qui, torno subito. Vado a prendergli una porzione di polpette di pane. Mamma mia, speriamo che dorma come un ghiro. Sono tua mamma, non sono nemmeno tuo zio, non sono neanche una cosa da mangiare. Mamma. Quel Billy è un fifone. Non te la devi prendere a male, Aroldo. Da bravo, apri bene il becco. Così. E una. E un'altra. Vedo che ti piacciono, vado a prenderne ancora, così diventerai grande e forte. E da un momento all'altro spalancherà la bocca e puff, lei sarà sparita. No, Maya, ti prego, smettila, dammi retta. Sai cosa dice il proverbio? Tanto va l'api al passero che ci lascia la pelle. Non hai idea di quanto sia ghiottone. E se credi che sia contento di mangiare ogni giorno il polline degli stessi fiori, ti sbagli. Ogni giorno vuole polline di sapore diverso. Anche delle pretese, il signorino. Mai, aspetta! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Rotone, altro! 1, 2, 3. Accidempoli! Maya, dove sei? Maya, dove sei? Vieni fuori, uccellaccio! Vieni fuori, assassino! Fuori! Se l'è pappata in un boccone. È proprio come avevo previsto, signor ufficiale. Ora lo catturiamo, lo trasportiamo nel formicaio e io avrò elogi e una medaglia in premio. Forza, dentro quel tronco, tirarlo fuori, coraggio! Sì, sì! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Scappa! Aiuto! 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 Aiuto!
Aroldo è un gran bravo uccellino. Guarda qua, eccoti tante belle polpettine di polline. Stavolta provengono dalle campanule azzurre e sono particolarmente buone. Sono salvo, sono salvo. Tutte le mie scuse per il comportamento birichino di mio figlio, amici miei cari. Ah, e lo chiami birichino? Poco mancava che mi mangiasse. E chi ci garantisce che non crescerà ancora? Già adesso è un bestione gigantesco. Mi perdoni, signor ufficiale, mi perdoni. Per poco non ci lasciavo la pelle. Cammina, cammina, me la pagherai. E anche molto cara, cammina. Un vecchio proverbio delle api dice che è furbo non deve nutrire troppo bene i propri amici, altrimenti possono diventare anche nemici. Ehi, hey, Flip, sveglia! Ah, che succede? Cos'è successo? Una cosa gravissima. Che c'è? Si è incendiato il bosco, forse? Maya è in pericolo, rischia la vita, è diventata pazza, è sempre stata un po' suonata, ma ora è fuori di sé. Sai, la verità non mi interessa. Non puoi continuare a dormire e a russare, Maya ha deciso di allevare un uccellino. Farebbe bene a lasciar perdere e pensare a se stessa. Oh, pensa, gli ha messo anche un nome, Aroldo lo ha chiamato. Che brutto nome. Non possiamo stare con le mani in mano, un giorno Aroldo spalancherà il becco e Maya sarà fritta. È possibile? Di un po', forse non credi a quello che sto dicendo. È il colmo, ma guardatelo, lui continua a russare, egoista. Molto bene, di nuovo Aroldo, più in alto, più in alto. Batti bene la luce. Vedi, va già meglio. Ecco, e ora facciamo un voletto, su. Oh, il mio povero bambino. Speriamo che non si sia fatto male. Nabua, nabua, mamma. Il mio amico Willy direbbe chi non semina non raccoglie. Su, ripetiamo subito l'esercizio. Forza, sali. Voleremo da quassù. Sei quasi arrivato. Un piccolo sforzo. Se il piccolo non impara a volare, diventerò magra come una canna di giunco. Perché vada meglio, tesorino, devi muovere più in fretta le ali. Guarda come faccio io. E op. E op. Continua, non ti stancare, altrimenti cadrai di nuovo e batterai di nuovo il sederino. Oh. È già un passo avanti, non hai battuto il sederino, ma la pancina. Solo una piccola domanda, intendi farmi stare qui come un mamalucco a sentirti russare? Questa è la fine del mondo, arrivano! Sveglia, Flip, sveglia, arriva Maya con il pupo, avanti! Io sto bene col signor Sonno. Fai come credi, e io me la batto, non voglio assistere allo spettacolo di un uccello che divora una cavalletta. Ciao, va pure! Sì, sì, Willy, ho capito. Lasciami dormire in pace. Tui, tui, tui. Piantala, piantala. Lo sai che soffri il solletico. Lasciami in pace, su. Cattivo. Willy aveva ragione. C'è un uccello. Aiuto, aiuto. Un uccello, aiuto. Bravissimo. E op! Partenza! Evviva! Aiuto! Aspetta, aspettami, non volare così in fretta, Aroldo!
questo è troppo, troppo. Non si può continuare in questo modo. Sapessi solo come metterla in guardia, quella sciocchina sprovveduta. Ma dov'è Maya? Maya! Maya! Oh no, e se fosse? Devo andare subito a controllare. Io muoio di paura pensando che sia morta e lei invece dorme. Ciao, ciao! Statevi bene! E a mai più rivedervi! Noi stiamo bene da soli! Bye, bye! Certo, le nostre storie sono sempre emozionanti, c'è sempre da provare un po' di paura, ma c'è anche molto da ridere. E la prossima storia sarà la più pazza di tutte. E sapete perché? Perché la nostra piccola Maya all'improvviso si trasformerà in un gigante. Come mai? Beh, non crederete sul serio che io ve lo dica adesso. Aspettate e vedrete. Ciao, ciao amici, a presto! Vola, vola a casa la pe Maya. Dopo un viaggio nel Perù ha comprato un flauto, una chitarra per il bruco e la farfalla blu. Ha portato un etù di torrone per far pace con il calabrone. Sotto l'albero della festa questa sera ci sarà un'orchestra. La Maya danzerà nel cielo e il grillo canterà. Maya, ti ritorno dal Perù, compro un piffero sull'Himalaya e di miele a Cefalù. Sotto il riflettore della luna, senza nuvole ma che fortuna, le ranocchie ad una fanno salti di felicità. L'ape Maya danzerà nel cielo e il grillo canterà.